io ho visto che è stata secondo me molto utile questo primo incontro, perché sono venute fuori tanti punti di vista, tanti diversi aspetti che probabilmente chi sta lavorando adesso non aveva neanche considerato. Va da sé che tutto quello che è stato detto oggi e ancora di più deve essere assolutamente riportato in questa legge. Quindi anche chi non ha parlato è pregato di adoperarsi per rifletterci sopra, per pensare chi può andare sul sito e modificarla direttamente là, chi non può farci avere nei prossimi incontri e nelle discussioni altre osservazioni. Seconda cosa, per quello che riguarda la legge regionale da un lato e la zona franca dall'altro, e per quello che riguarda alcuni argomenti di strettamente di pianificazione urbanistica, come ha detto Luigi, è stata volutamente un accenno soltanto dato, perché la legge regionale è in corso di discussione presso una commissione, che però Luca Ricciuti mi ha detto che non hanno ancora fatto niente, presso una commissione ad hoc istituita al Consiglio regionale. Quindi è chiaro che noi non la volevamo scrivere noi pure quella, insomma, pensavamo di non doverla scrivere noi pure quella. Però bisogna assolutamente trovare il modo per mettere in linea le due leggi. Comunque era già prevista una legge regionale che affiancasse e che meglio specificasse, o meglio, che coprisse tutto quello che è di pertinenza della regione, delle regioni. Quindi a questo punto io ritengo che questo primo incontro sia stato fruttuoso. Adesso Luigi probabilmente farà le conclusioni, non lo so, e annuncio che ce ne saranno tanti altri, perché per raccogliere i tempi sono stretti, però intanto che i tecnici lavorano sugli articoli e intanto che la gente esprime le sue opinioni, io penso che tu raccogli le firme, o meglio, questa è la nostra intenzione, raccogliere le firme, certo su testi sempre più perfetti, andando avanti, però raccogli le firme anche facendo a digerire alle persone che dovranno mettere la firma l'importanza e gli aspetti precisi di questa legge, perché dire una legge firma qua, non tutti, anche noi stessi che abbiamo partecipato a questa discussione, non è che avevamo tanto idea di che cosa ci fosse scritto in questa legge. Bellissima sta cosa, ma i tempi della democrazia partecipata come la intendiamo? Vuol dire che i prossimi incontri saranno fatti su un testo definitivo. Lo so, però vuol dire che i prossimi incontri saranno fatti su testi definitivi, però vanno fatti comunque degli incontri. Fermo restando che nel giro di 10 giorni si proverà a ultimare il testo e a scriverlo come Dio comanda. Io ho finito.